384 pagine e 200 immagini per illustrare il percorso storico di Banca Monte dei Paschi di Siena, dal primo Monte Pio sorto per volontà del comune nel 1472 fino alla Grande Depressione del 1929. I secoli del Monte dal 1472 al 1929 è il primo di due volumi, il prossimo uscirà nel 2013 per narrare i decenni dal 29 al 95, iniziato 30 anni fa dall'autore, lo storico Giuliano Catoni, incaricato dell'ordinamento dell'archivio della banca. Ecco, allora mi resi conto che in mezzo alla pletora dei documenti di carattere contabile, naturalmente, c'erano delle notevoli sorprese. Interessanti erano anche le carte relative ai processi. Il Monte nel 6-700 aveva una giurisdizione propria per quanto riguardava i reati commessi da clienti o da suoi impiegati. Ebbene, ci sono delle condanne a morte in contumacia per camarlenghi ladri e non solo, ci sono documentate le torture a cui erano sottoposte nella sala della Marcolina le persone complici o possibili testimoni. Il volume edito da 24 ore Cultura è arricchito di puntuali schede tematiche concepite da Roberto Barzanti, coautore dei due volumi, volte ad approfondire la storia dell'istituto oltre la sua natura di banca. Senza dare alla storia il valore di qualcosa che possa insegnare al presente. È un volume che offre molti spunti di riflessione, molti spunti di approfondimento e quindi di riacquisizione di un passato che parla al presente. Qual è stato il rapporto tra cultura ed economia nella storia del Monte dei Paschi? Il Monte dei Paschi era una struttura che sosteneva lo sviluppo della città, che sosteneva i suoi abitanti e quindi indirettamente creando ricchezza creava anche occasione di committenza privata. Quindi era tutto un insieme di meccanismi che si autosostenevano e che oggi noi abbiamo ereditato e che oggi potrebbe essere svolano della nostra economia, perché il ruolo economico della cultura non è che è finito a quell'epoca, anzi. E per il terzo anno consecutivo il libro Strenna di Banca Monte dei Paschi di Siena si misura con le tecnologie digitali. Una cosa molto interessante è che nonostante siano trascorsi due anni dal lancio del primo ebook della banca, quindi di Miti di Città, ancora la settimana scorsa, quindi pochi giorni prima del 25 di novembre, sono state scaricate 15 edizioni del libro Miti di Città. Quindi un grande interesse per delle pubblicazioni che raramente si riesce a reperire sul mercato e che come quest'anno non fanno che confermare l'impegno editoriale della banca.